Quindi diciamo che poi io ho integrato la laurea, non so neanche e io ho scelto la laurea che in qualche modo mi si avvicinava. Di fatto io poi faccio spesso un'analisi sociologica, è una delle caratteristiche, cioè, del mio lavoro d'attrice, l'analisi sociologica del personaggio è fondamentale, lo status, da dove vengo, la ricerca storiografica è fondamentale personaggio. Quindi poi sociologia è integrata, di fatto sono laureata con Abruzzese, sono stato in Cile, ma sono stato in Australia, e l'esplorazione è un po' a 360 gradi per il cinema, cioè non so come dire, che vorresti fare da grande? Io so di fare come fanno tante attrici, insomma, di successo d'oltreoceano, diventano produttrici a un certo punto, quindi diventa il deus ex machina della creazione del progetto. Mi piace proprio la macchina. È cominciata a produrre, pensi, fatto. Ma io ho fatto già 5 cortometraggi, cortometraggi prodotti e diretti. E l'obiettivo, questo è il super obiettivo, chissà che. Sicuramente voglio fare la mia prima regia che ho scritto già, è pronta la sceneggiatura. Mi piace anche pensare alla struttura, mi piace anche le soluzioni ecco, il riciclaggio delle scene, da un set all'altro, dei costumi che si vanno a scalare nelle so. E questa sceneggiatura, questo progetto non corto, è indietro da qualche Lo parte. sto attraversando con la goccia cinese, la goccia cinese, non siamo dopo 1200 porte in faccia, non poi alla 1300esima porte in faccia. Bisogna fare così. Bisogna andare No, no, quello è vero. perché il sogno non è realizzato, bisogna provare. E quindi, vabbè, in casa, no? Il padre, la madre, tutti insieme, all'idea che il figlio, mio figlio, faccia, che capisce. C'è una sorta di chiusura. E tu però quando io lo so, però, poi fai un certo tipo di percorso, quando poi finalmente, qual è stata l'occasione di che ti ha dato la possibilità di cominciare poi la tua, cioè trasformare quella che diventa una passione, no? Guarda, io da sin da subito ho preso un sacco di volte a fare, sono tante, veramente. E ho iniziato il primo corso di recensione, ho fatto a 15 anni. Quindi, se tu pensi che la prima apparizione l'ho fatta a 26 e la prima occasione mi ha data, tutti pensano che l'avete detto, ma invece poi ho detto sì, perché io a quel tempo, appunto perché mi piaceva la produzione, anche non lo facevo. Lavoravo come assistente personale di Carlo degli Esposti e Sironi realizzava presso la Mamma e un giorno che non stava realizzato con Padova e io l'avevo già conosciuto in varie situazioni, venne da me e mi disse lei vuoi proprio fare l'attrice? La stessa cosa mi aveva detto se sei quando sono laureata, ma fa l'attrice o non fa l'attrice. E venne Sironi e si viene a fare questo progetto e feci il punto del tesoro, Primo Zingaretti, insomma. Un'occasione che io poi ho amato moltissimo perché sennò mi veniva da Strehler, aveva fatto l'assistente a Strehler per tanti anni, quindi proprio era uno degli attori li sapeva trattare una materia che conosceva. Oggi bisogna fare molta più attenzione, oggi bisogna riportare l'attore nel cinema, ma secondo me era un po'. Poi, vabbè, è successo. A un certo punto ho deciso di non avere niente fatta perché era troppo faticoso, non ce la facevo, non pagavo le bollette, tutto stavo cominciando basta. E le foto che portai, la mia coscienza, quando ho tutto sul tavolo della produzione della prima firma, della mente del gioventù, in ottello, che era tempo l'assistente, io lo nella villa di Sermano, mi diceva, aspetta un attimo, queste sono le ultime foto. Scegli il ruolo di magistrato, sì, 20 anni esatti fa, lo sai, quest'anno sono esattamente 20 anni dalla legge qui a questo di feste siamo presenti tutti i membri della vecchia. Ma è vero, infatti, c'è il conto con lo Cascio, l'abbiamo evocato stesso, è stato veramente un'incubatrice di talenti, no? Per strane, altro che l'allineamento dei pianeti. No, il film è stata una roba,
sono tutti in questo caso. Cioè, per me è iniziato in maniera magica, perché poi ci sono interparatrice. Tant'è che anche lui mi incontrò, cioè, qua abbiamo presentato lui, mi ha ringraziato davvero, perché chi se l'aspettava con la gestione di quello. Io ormai avevo smesso di andare in testa, non l'avevo più fatto, perché c'è una cosa